Buona giornata a tutti ragazzi. Allora, ieri sera sono tornato a casa, sono stato via tutto il giorno e sono andato sulla pagina Facebook mia. Ho dovuto bloccare qualche persona. Perché? Perché ieri ho fatto un video sulla politica, sulla Boldrini precisamente. Ho fatto un paio di post. Allora, quello è un motivo perché molti sono venuti sotto a scrivermi: ma tu, questa è una pagina juventina di calcio, non puoi parlare di queste cose. Allora, sappiate che io, va bene, sono un giovane, come molti altri, che oltre al calcio alla Juventus, sta vivendo delle situazioni difficili come le stanno vivendo altri giovani. Ed è normale che dopo un po' uno si rompa il cazzo e uno sfogo. Mi concedete uno sfogo? Non mi sembra che io parli di politica tutti i giorni. Se tu vieni a imporre quello che devo parlare io nella mia pagina e nel mio canale, primo ti mando a fanculo e secondo ti blocco. Chiamala come cazzo vuoi, dittatura, chiamala dittatura, a me, non me ne frega un cazzo. Io, come ho detto ieri per quanto riguarda il discorso sulla Boldrini, io, siccome a me non tutela nessuno, va bene, voglio vivere però serenamente nella mia pagina Facebook e nel mio canale YouTube. Quindi io vi blocco. Altro motivo per il quale io vi posso bloccare è un altro discorso ed è quello calcistico. Il tifoso juventino, il tifoso italiano in generale, è o aspramente critico, quindi insulta e critica la società a prescindere, o è il difensore delle cause perse e quindi la difende sempre. L'avvocato difensore delle cause perse, vabbè. Comunque, non ce n'è uno che sia equilibrato. E io cerco di essere equilibrato. Perché se fino all'anno scorso l'ho sempre difesa e elogiata la società, quest'anno non puoi venirmi a dire tu sei lo Juventino medio, sei un tifoso occasionale. Perché quest'anno faccio delle critiche costruttive, ok, alla società. Dopo che questa società ha dei precedenti, ad esempio del calciomercato, che non devi portarti avanti troppo le trattative fino ad agosto, perché poi arrivi e chiudi per i ripieghi alla fine. Non è per cattiveria, per attaccare la società, per partito preso, perché sapete io non sono così. È una critica, secondo me, costruttiva e giusta da fare. Non può essere sempre o bianco o nero, vabbè, tralasciando i colori nostri, però non può essere sempre bianco o nero, cioè o sinistra o destra, può esserci anche una metà via. La società si è comportata bene, però a me non piace fare ad esempio il napoletano che ringrazia sempre De Laurentiis perché ha portato il Napoli dalla C alla Champions League e queste cose qui. A me piace ringraziare la società per quello che ha fatto, perché ci ha fatto tornare a vincere e tutte queste cose qui. Ma io, da tifoso juventino, mi sento sempre di chiedere un qualcosina in più alla società, perché per 2 o 3 anni ho detto ok, stanno ricostruendo, Conte è andato via, Allegri è ritornato, è arrivato, non tornato, e va bene, e quindi un paio di anni, 2 o 3 anni bisogna dargliene a questa società. Li ho dati, non mi sembra di aver mai criticato come ho criticato quest'estate la società, ma c'è un perché 2 o 3 anni sono stato buono. Ok, ho dato pazienza rispetto a molti altri che criticano a prescindere o difendono sempre. A me, io sono sempre stato obiettivo e oggettivo sulla Juventus. Se vedo che dopo 2 o 3 anni il tempo che io ho dato a questa società non ci sono cambiamenti e si fanno gli stessi acquisti, tra virgolette, gli stessi acquisti, ovviamente no, però si fanno le stesse spese alla fine di quelle che facevi e ragionamenti soprattutto, perché non è che tu non vendi nessuno e vai a comprare campioni. Se voi notate, quest'anno abbiamo comunque comprato giocatori vendendo giocatori. Non è cambiato un cazzo dalla politica del primo anno di Conte. Non è cambiato un cazzo. E questo a me fa girare le palle. Perché J Village, fatturato, solite cose che dico. Brand, adesso se sì, vabbè, lo stadio proprietà. In futuro J Hotel, tutte queste cose qua, ok, i soldi che, vabbè, soldi Champions, Scudetto, Coppa Italia, ok,
Perfetto, e questi soldi dove vanno? Ok, sono d'accordo, sono il primo ad aver sempre difeso la società sul fatto che è quotata in borsa, che deve dare conto agli azionisti, che deve rientrare nei bilanci, non può andare troppo sotto, troppo in negativo. Sono d'accordo, sono sempre stato il primo a dirlo, però da qua a passare, anche qua ci vuole una metà via, da qua a passare al non fare neanche un passo avanti, mi sembra veramente. Non dico catastrofico, però un pensierino bisogna farlo, ok? E questo è perché a me non piace, cioè, è inutile che mi diciate io ventino medio, perché allora io vi blocco anche per questo, perché se uno mi viene sotto un video, sotto un post che ne avrà visto uno o due, a dirmi che sei lo io ventino medio, critiche e basta, che chi mi conosce sa che elogio tuttora la società per il progetto che sta facendo, che poi vorrei anche un seguito sportivo, però, è quello il discorso. E che uno viene a accusarmi di cose, devo essere occasionale e quant'altro. Io vi blocco su queste cose qui perché è inutile neanche parlarvi, discutere, perché non avete argomenti, non argomentate. E io, nel mio canale YouTube e nella mia pagina Facebook, come ho detto prima, voglio vivere serenamente parlando di quello che mi piace, però senza incazzarmi. Va bene? Già che in questo periodo la società sta facendo incazzare parecchio. È inutile che io mi incazzi anche per i vostri commenti del cazzo, sinceramente. Questo video, come sempre, non andrà, andrà in modalità restrizione. Vabbè, ma io di queste cose qua, come avete visto, se guardate i video precedenti, non me ne sono mai fottuto, ragazzi, nella modalità restrizione. Perché se io sono questo, non voglio, rispetto ad altri YouTuber che cambiano perché vogliono monetizzare. A me non me ne frega un cazzo, non, cioè nessuno mi ha mai cambiato in vita mia, neanche sto cazzo di YouTube mi può cambiare, ok? Già che YouTube fa cagare come piattaforma in questo periodo, però YouTube non mi cambierà mai. Come non mi hanno cambiato varie situazioni in passato, quindi sinceramente se io sono questo, se io dico le cose come le penso, con parolacce o meno, che cazzo me ne frega, vabbè. Comunque, a parte questo, ripeto, bisogna criticare se c'è da criticare, bisogna elogiare se c'è da elogiare, inutile che voi partite per partito preso contro o a favore della società, non esiste, non sta così. E il tifoso medio italiano, perché gli altri tifosi non li so, non so come cazzo sono, è così, o bianco o nero, chiacchiere da bar, le classiche chiacchiere da bar. Io non sono così, a me piace dire quello che penso. Alla società ho dato 2-3 anni, la società non, per il momento, non ha fatto secondo me passi in avanti perché è vero, hai giocato 2 finali in 3 anni, però quanti gol hai preso in questi 2 finali? 7. Quanti ne hai fatti? 2. Quanti tempi hai giocato contro queste 2 squadre? 2 su 4. Una grande squadra gioca primo e secondo tempo fino all'ultimo secondo. Puoi anche perdere alla fine 2-3-1, però te la giochi. Non regali una volta il primo e una volta il secondo tempo. Questa non significa essere grande squadra. Sul discorso Matuidi lo farò stasera quando ci sarà l'ufficialità. Ad esempio, è inutile che mi diciate è un ottimo centrocampista. Lo so anch'io che è un ottimo centrocampista. Però in confronto a Kroos, Modric e Casemiro e altri centrocampi, secondo me c'è una piccola differenza. Non abbiamo campioni assoluti in squadra, in centrocampo. Magari puoi anche ancora vincere lo scudetto, si spera. Io, sapete, lo scudetto lo voglio vincere ogni cazzo di anno. La Champions League, secondo me, dopo la finale di Cardiff, è ancora più un'utopia rispetto a prima. Poi, voi pensatela come volete. Dite la vostra opinione, ma non fate i commenti che ho detto prima, perché vi blocco. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus, ci vedremo stasera per il video dell'ufficialità di Matuidi. Ah, oggi alle 17 su JTV chi ce l'ha? Ovviamente la partita Juve A, la vera Supercoppa italiana, dato che la Juve ha vinto Scudetto Coppa Italia. Juventus A contro Juventus B a Villar Perosa. Buona giornata a tutti.